giorno, 10 febbraio, il giorno del ricordo. Siamo nel 20° anniversario della legge 92 del 2000 approvata a stragrande maggioranza del Parlamento italiano nel 2004. Siamo a Termini Imerese, una città sensibile a questo momento, soprattutto nel secondo dopoguerra, dal 49 al 56, Termini Imerese ha accolto circa 1000 esuli provenienti dal confine orientale d'Italia all'interno dell'ex caserma La Masa, una caserma dismessa con pochi servizi, ma che ha regalato a questo popolo, a questi italiani provenienti dal confine più turbolento d'Italia, un'accoglienza benevola. Siamo in via Martiri delle Foibe. Nel 2006 la città di Termini Imerese, a poco più di 2 anni dall'approvazione della legge, la cosiddetta legge Menia, la sensibilità da parte dell'amministrazione comunale, l'allora sindaco Giunta, su proposta del gruppo di Fratelli d'Italia e di Alleanza Nazionale, ha intitolato la strada ai martiri delle foibe. I martiri delle foibe è un momento drammatico della storia d'Italia, che ha visto morire nelle due stragi a seguito dell'8 settembre del 43, quindi nell'autunno del 1943, circa 600 italiani furono infoibati, e nella primavera del 1945 circa 4000 italiani che risiedevano in quei territori videro la morte all'interno di questi inghiottitoi naturali. Termini Imerese ha accolto, a seguito di queste stragi e successivamente al trattato di pace del 10 febbraio del 1947, sull'esodo di circa 300.000 italiani che andarono via da quelle terre, costretti ad andare via da quelle terre, circa 1000 arrivarono al campo profughi di Termini Imerese, si integrarono. La bellezza di questo momento fu proprio la integrazione, ci fu un do ut des tra la città, i termitani e il popolo istriano, fiumane e dalmata, perché la città li accolse in maniera benevola, loro ci diedero un senso di progressismo importante, considerate che loro hanno partecipato a iniziative importanti dal punto di vista culturale della città, ma anche sportivo. La squadra di pallacanestro femminile, formata da donne istriane, fiumane e dalmate, ma anche termitane, fu la squadra più forte negli anni 50 dell'intera isola, quindi una squadra forte dal punto di vista regionale. Io oggi desidero ringraziare la presenza di tutte le forze dell'ordine della città di Termini Imerese, dalla Capitaneria di Porto alla Guardia di Finanza, ai carabinieri presenti, ai Vigili del Fuoco, alla Polizia di Stato, e soprattutto grazie all'amministrazione comunale. In rappresentanza c'è l'avvocato Claudio Merlino e il vicepresidente in rappresentanza del Consiglio Comunale, Licia Fullone, peraltro esponente di Fratelli d'Italia. Con me il past governatore, che è una memoria storica di questo momento, Franco Amodeo, e Audrey Brusca, che è una esule di seconda generazione, perché la mamma, Grace Bortul, arrivò da Fiume nel 1949 a Termini Imerese e poi andò via nel 1950. Visse all'interno del campo profughi, e un luogo di grande sofferenza. Noi siamo stati stamattina in quel luogo, siamo andati al cimitero monumentale per rendere omaggio a Niccolò Crivici, un piccolo istriano che il 15 febbraio del 1952, ad appena 6 anni, rimase vittima di un incidente mortale all'interno di quel campo, e che è rimasto qui nella città di Termini Imerese. Grazie alla buona accoglienza della famiglia Badalì e di tutta l'amministrazione comunale di Termini Imerese.
È chiaro che in questo momento abbiamo voluto accanto a noi, come sempre, l'arciprete Padre Antonio Todaro, che chiuderà questo momento con una preghiera. Una preghiera ai tanti italiani, ma non solo, perché all'interno di quegli inghiottitoi naturali non ci sono finiti soltanto gli italiani, ma anche i partigiani, alcuni partigiani triestini, anche coloro i quali dissentivano dalla politica di Tito e dei Titini. Uno spazio e una storia davvero drammatica e che noi vogliamo ricordare ogni anno con una deposizione di una corona di fiori in memoria delle vittime, ma anche in ricordo al drammatico esodo di 300.000 italiani che hanno lasciato quelle terre. Do la parola al nostro past governatore Franco Amodeo, che è stato memoria viva di questo momento. Grazie Fabio, perché hai voluto regalare a tutti questa pagina di storia. Per noi è esaltante, perché io sono nato nel 1939, 21 febbraio del 39. Sono iscritto all'albo dei giornalisti del 61 e sono qui, carico di anni e carico di storia. Anche loro si sono inseriti in una maniera spettacolare. Oggi carnevale. Hanno fatto un carro, la corrida, molto significativo, che l'hanno fatto tutte loro e l'hanno portato in giro della città per ricevere l'abbraccio appunto dei termitani. Hai citato il campo profugo, così noi lo chiamavamo, lo dirigeva G.G. Del Rido, il padre di Rino Del Rido. Hai citato Badalì, non Mimì Badalì, assecondava, portava in giro per la Villa Palmere appunto tutti questi esuli, e c'erano di casa, un momento veramente esaltante che appartiene alla nostra storia. Noi ci inchiniamo di fronte a quello che è successo, ignorato per tanti anni, ahimè, ignorato per tanti anni. Finalmente la verità è venuta fuori. Noi dal profondo sud abbiamo accolto questi dal profondo nord. Molti si sono inseriti e si sono sposati a Termini Imerese. Ricordo i Bruno, ricordo tutti questi che praticamente che fanno parte ora della nostra grande e straordinaria famiglia, che è Termini Imerese, che ha spalancato sempre le porte a tutti. In nome della solidarietà, della pace, e ha aperto le porte alla speranza. Perché non ci dobbiamo fermare in questo momento. Dobbiamo guardare sempre più in alto e sempre più lontano, nel ricordo di questa pagina esaltante, pagina dell'orrore che noi abbiamo trasformato in pagina di fratellanza e abbiamo acceso la luce perenne della speranza. Vi ringrazio. Bravo, bravo. Buongiorno, io mi chiamo Odri, sono la figlia di un'esule fiumana. Io volevo sinteticamente dire questo: mia mamma è arrivata qui a Termini Imerese venendo da una fuga piuttosto difficile, perché i miei nonni sono scappati dall'Istria e si sono ritrovati qui in questo campo. Devo dire che l'accoglienza che hanno ricevuto è stata veramente grandiosa, malgrado le condizioni fossero molto difficili, perché il campo La Masa, la vecchia scuderia, era stata trasformata in una stanza comune divisa da delle coperte, quindi non c'era intimità, non c'era privacy, ma soprattutto non c'era né acqua calda né servizi. Malgrado la situazione fosse così difficile, hanno trovato un'accoglienza presso questa città veramente straordinaria. E mia mamma lo ricordava sempre, tant'è vero che è venuta poi, è tornata qui in Sicilia a vivere, e spesso eravamo qui a Termini per ammirare la bellezza di questa città. Grazie. A nome della Presidenza del Consiglio intendo ringraziare l'Ions di Termini Imerese per aver organizzato questa
composta, sentita e partecipata manifestazione. Colgo l'occasione per annunciare alla città che in qualità di consigliere comunale di Fratelli d'Italia ho preparato una mozione per impegnare l'amministrazione a intitolare una strada a Norma Cossetto, una delle vittime delle foibe che abbiamo di recente anche ricordato a Termini Imerese, e mi sembra il momento opportuno per, con questo gesto concreto, per rendere onore a tutti i martiri delle foibe. È già stato detto che sono passati quasi 70 anni dalla tragedia che hanno vissuto gli ex componenti della regione del Friuli Venezia Giulia, e sono passati 20 anni dall'istituzione da parte della Repubblica Italiana della giornata del ricordo. Il fatto che oggi a Termini Imerese si faccia il ricordo, bisogna soltanto essere grati all'associazione rappresentata dal dottore Lobono, i Lions Club, e quindi l'amministrazione comunale è presente per dimostrare ancora una volta che l'accoglienza fa parte del DNA dei termitani. E il fatto stesso che la Repubblica Italiana abbia voluto istituire con legge dello Stato la giornata del ricordo fa sì che sia sdoganata questo periodo storico che ha visto protagonista l'Italia da una parte soltanto, da una parte politica dell'Italia, per far sì che sia patrimonio comune dell'intera nazione. Il fatto che oggi siano presenti tutte le istituzioni civili e militari è la prova provata che questa non è più una giornata di una parte politica, ma è una giornata della Repubblica Italiana. Ringrazio tutti i presenti, ringrazio ancora una volta l'associazione Lions che ha permesso ancora una volta alla città di Termini Imerese di ricordare le vittime che hanno subito questa violenza. Grazie a tutti. Emilia La Proppe, Emilia Selin si chiama. Praticamente quando passavo un funerale scendevano giù, si ginocchiava e pentirono. L'ultima istriana. Morta nel 1992, alla casa anziani di Termini Imerese. Facciamo un minuto di silenzio per ricordare tutti i martiri della libertà dell'uomo e poi concluderemo questo momento di preghiera con la recita del Padre Nostro. Dal febbraio del 2025 abbiamo istituito una borsa di studio grazie all'archivio di Fiume che ce la finanzia per le scuole, gli studenti Termini Imerese
abbiamo istituito un premio che verrà finanziato, che verrà proposto dai Lions Termini Imerese, host di Termini. E io qui ho il mio past governatore che ha già votato questa cosa assieme a noi. E dal 10 febbraio 2025, attraverso un progetto che faremo con tutte le scuole cittadine, premieremo tre giovani termitani che hanno poi... divulgheremo il regolamento di questo concorso. Il primo classificato riceverà una somma in denaro e la pubblicazione del testo. Al secondo e al terzo andranno un premio in denaro, al terzo un premio in denaro. A tutte e tre daremo un trofeo. La cosa bella è quella del riconoscimento nazionale di questa cosa, e attraverso, come vi dicevo, il Centro Studi Fiume e l'Archivio di Fiume di Roma, che ha sposato il nostro progetto.